Un buon martedì 10 febbraio ai nostri cari telespettatori di Filo Diretto, mezz'ora anche oggi da trascorrere insieme. 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono per farci come sempre delle domande oppure per commentare insieme a noi i maggiori fatti di cronaca che avete letto sia sul giornale che sulle varie agenzie di stampa, anche su internet, se usate internet per rimanere continuamente aggiornati. Allora, la notizia di oggi riguarda un po' l'andamento economico del nostro paese. Ci sono dei timidi segnali di ripresa per quanto riguarda il settore della ristorazione e anche del commercio alimentare. Questo è stato registrato dall'ultima indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte, che ha fotografato l'andamento economico degli ultimi 3 mesi del 2014. Sta andando benino anche il settore della cultura, del tempo libero e anche dei prodotti per la casa. Se parliamo invece dell'Istat, che è uscito proprio oggi con la sua indagine, che ovviamente riguarda sempre l'andamento economico, invece viene registrato un trend molto positivo per il settore dell'auto che è cresciuta del 35%. Questo però non vuol dire, attenzione, che la crisi sta finendo, almeno stando a quello che noi leggiamo nei vari rapporti che sono stati stilati da persone che, insomma, si spera abbiano una grande competenza, in quanto è prevalentemente ancora il pessimismo a vincere sull'ottimismo. Ad esempio, l'Istat, che fotografa questa ripresa per quanto riguarda il settore delle automobili, per contro, registra anche un trend negativo per tutto quello che invece è il comparto produttivo legato proprio al settore auto, e chiosa il suo rapporto dicendo che il mondo è cambiato, l'economia è cambiata e quindi non vale più il detto che quando in Italia la Fiat va bene, vanno bene un po' tutti i comparti, in quanto oggi si registra esattamente il contrario. Ci sono attività industriali anche legate al settore dell'automobile, quindi alla filiera, all'indotto dell'auto, che invece continua ad avere un pesante segno negativo. Però, insomma, questi piccoli più che vediamo qua e là sparsi tra i vari settori dell'economia ci fanno ben sperare che qualcosa realmente si stia muovendo e che ci siano soprattutto persone che credono ancora negli investimenti e che aprono delle attività per così ridare un po' un movimento a un settore che è quello produttivo che è rimasto fermo per veramente per tanti anni. 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono, lo vedete sopra di me e anche di fianco, e aspettiamo ovviamente le vostre telefonate. Prima di andare in onda stavo leggendo un articolo che mi ha particolarmente incuriosita e che riguarda il fenomeno sempre più purtroppo inquietante delle mamme che uccidono i propri figli. È stata pubblicata un'interessante intervista a Valerio Maria Mastronardi, che è un famoso psichiatra che ha analizzato proprio questo fenomeno e i risultati ai quali lui è arrivato è il fatto che ci siano diversi input, diverse pazzie che spingono una madre ad uccidere il proprio figlio. E quello che però è stato la cosa più inquietante è il fatto che non esiste, secondo lui, nessun raptus. Quindi, secondo la sua tesi, non ci sono madri che uccidono, che commettono un figlicidio perché improvvisamente impazziscono e vedono tutto nero e uccidono il proprio figlio. Questo che cosa fa? Cosa ci fa pensare? Fa pensare al fatto che quindi ogni
secondo Mastronardi, ogni omicidio che viene commesso ai danni di un proprio figlio è in qualche modo premeditato, e tra le cause scatenanti ce ne sono alcune che sono veramente aberranti, vale a dire madri che uccidono il proprio figlio perché sono state lasciate dal proprio uomo, e quindi il figlio viene visto come un bersaglio di vendetta sul quale poter esercitare il proprio odio, il proprio rancore nei confronti di un compagno che ci ha lasciato. C'è poi ovviamente una larga giurisprudenza riguardo alle crisi postpartum, queste purtroppo nella storia hanno caratterizzato veramente tantissimi omicidi. Ci vengono in mente anche delle mamme che hanno messo il proprio figlio all'interno della lavatrice, mamme che hanno ucciso il proprio figlio dentro una vasca piena d'acqua e così via, con atroci realtà che ci riconducono a scene di film, ma che purtroppo invece si verificano nella realtà. Altre madri, pensate, che uccidono il proprio figlio perché loro mamme vivono una condizione terribile con il proprio marito, con il proprio partner, e quindi in qualche modo cercano di evitare al proprio figlio una sofferenza, o comunque la stessa sofferenza che stanno vivendo loro, e per questo motivo credono che la soluzione migliore sia quello di sollevare la propria creatura da una vita difficile. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Mula. Sì, buongiorno. Allora, ascolti, io abito in via Stephenson. In via? Via Stephenson. Ad Alessandria? Alessandria, sì. Sì. E... ecco. Mi scusi, dovrebbe abbassare il volume del televisore. Ecco, sì, lo abbasso. Lo diciamo tutti i giorni, abbiate pazienza, se riusciste a farlo, almeno eviteremmo di dirlo tutte le volte. Sì. Prego. Ecco, così va bene. No, non mettere zero. No, non devi mettere zero. Poco poco. Così no, va no, bene. No, guardi, lei metta pure zero, tanto ci sente dal telefono. Ah, ecco, va bene, ok. Allora, sono Mulas, chiamo da Alessandria, abito in via Stephenson. E vorrei fare una segnalazione. Dato che in questa strada quasi mai viene considerata, perché è una strada privata, perché è vicino alla costruzione della ferrovia, è tutta buchi, ma parecchi buchi, anche profondi. Volevo segnalare, se è possibile, se asfaltare, tappare almeno i buchi, non dico asfaltare, ma tappare almeno i buchi. È una così. Strada privata? Eh? No, è una strada buca, è via Costeggia la ferrovia. Lei prima ha detto che è una strada privata, è privata o no, pubblica? No, privata, mi sono sbagliata io, privata, perché dato che ci abitano solo i condomini, cioè ci passano alla maggior parte in senso unico, e quindi una via dove ci abitano tutte le persone, e non è una strada pubblica, nel senso che ci passano tante persone, ma però è una strada a senso unico dove regolarmente quelli che abitano da via, da via Medaglie d'Oro, devono fare il giro e passano via Stephenson. Ecco, è un giro così, si scende in via Medaglia d'Oro e si gira in via Stephenson per ritornare indietro. Ed è tutta buchi, praticamente parecchi buchi, anche se ti cammini a piedi ci fai anche del male. Va bene, lei lo ha segnalato, noi sappiamo che sono ripresi i lavori di riasfaltatura nelle strade di Alessandria. L'abbiamo già detto diverse volte, c'è un piano che è stato stabilito dall'amministrazione comunale, sono stati approvati i finanziamenti e quindi piano piano stanno andando avanti ad asfaltare tutte le strade. Però insomma, lei ci ha fatto la segnalazione di questa via, verificheremo se è nel piano di riasfaltatura. Perché oltre, diciamo che l'altra parte della strada è costeggiata dalla parete della ferrovia. E quindi diciamo che i buchi che ci sono, c'è anche una parte della strada che sta affondando, o si dice un tombino, che ne so, una cosa del genere, e lì il buco è ancora più profondo. Va bene, grazie per la sua segnalazione. Grazie a voi. Buona giornata, arrivederci. Aspettiamo altre telefonate, come sempre voi ci fate delle segnalazioni riguardo alle zone in cui vivete, se c'è qualche problema o se c'è qualche mancanza da parte delle amministrazioni di competenza, e noi ovviamente le raccogliamo sempre e poi le giriamo a chi di dovuto, o altrimenti se volete chiamarci per commentare alcune notizie che magari avete letto e vi sono vi hanno così incuriosito, lo possiamo fare insieme come facciamo tutti i giorni. 0131 23 10 92
che è il nostro numero di telefono. Credo ci sia una telefonata, sì, no, non lo so. C'è una telefonata? No, ok, aspettiamo un attimo. Allora, io ho introdotto questo argomento del figlicidio, capisco che è un'ora in cui insomma si sta preparando il pranzo e quindi si è in famiglia ed è un argomento molto, molto delicato, molto impressionante. Però insomma in concomitanza della giornata internazionale della donna che è stata celebrata proprio l'altro ieri, si è parlato di diritti, si è parlato di violenza, come giusto che sia, in una giornata che vuole non tanto festeggiare la donna, perché fortunatamente sono in tante a pensarla così, non è una giornata di festa, non vuole essere una giornata di festa, ma vuole essere una giornata di riflessione, un punto rotta per capire, per conoscere anche meglio le problematiche che ruotano attorno al mondo femminile. Continuo dopo, tanto facciamo passare una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, visto che ho sentito la signora di prima, anch'io volevo segnalare, perché abito in via Treviso e davanti al negozio di dite mio sempre la amico città, Malassino. Abbiate pazienza, dite la città perché ci ascoltano in tutto il Piemonte ed è giusto anche per i altri telespettatori. Alessandria. Sì. In via Treviso, dove abita, cioè davanti a un carissimo mio amico marocchino che vende carne, dice ci sono tantissimi buchi chiedevo che venisse riparato qualcosa perché un giorno sono pure caduto lì. In via Treviso? Sì, via Treviso. Va bene, abbiamo preso la segnalazione. Grazie, buongiorno. Abbia pazienza, ma c'erano molti fischi e si sentiva un po' male. Comunque abbiamo capito in via Treviso, di fronte a una macelleria, e comunque credo che sia un po' tutta la zona. Allora, vi dicevo della giornata internazionale dedicata alla donna, fra le varie riflessioni che sono state fatte riguardo proprio alla condizione femminile nella società e quindi, come dire, a calcare soprattutto quello che di negativo la condizione femminile deve subire. Noi in Italia insomma, siamo abbastanza ben riconosciute a livello societario, anche se ci sarebbe molto da fare. Quello che però è un dato che deve assolutamente essere rimarcato, non solo l'8 marzo, è quello della violenza nei confronti delle donne. Tanto c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. È caduta la linea. E chiediamo al nostro telespettatore se ci vuole ricontattare, lo può fare tranquillamente. E vi dicevo, in questa analisi, in questa riflessione globale, perché no? Ci deve anche essere comunque un settore nel quale si parla anche di quello che è il lato oscuro della donna. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Piero. Mi ha incuriosito ieri sera il governatore, che cosa importante. Una volta si chiama presidente, adesso governatore. Vabbè, che è ora di cominciare a fare i sacrifici perché il 15-16 sarà un anno duro. Perché fino adesso cosa abbiamo fatto? Uno. E loro quando gli fanno il sacrificio a mandare a casa un po' di politici? Piacerebbe sapere, sarebbe una bella cosa questa, siccome siamo sempre noi che dobbiamo fare i sacrifici, cosa aspettano a farne qualcuno anche loro con tutta questa gente che è lì che lasciamo perdere, cosa fanno? E mi ha incuriosito questa cosa qui, che ha detto che bisogna fare i sacrifici, perché fino adesso cosa facciamo? Ma io più che essere incuriosita sarei un po' arrabbiata, ecco. Ah,
Buongiorno, intanto salutiamo il signor Piero. Beh, c'è da dire che adesso staremo a vedere, è stato approvato ad esempio il bilancio della regione Piemonte, ci sono state delle sforbiciate importanti in molti settori, pensiamo solamente il 50% per quanto riguarda lo sport. Tutto questo mette un po' di tristezza. Perché, come dire, prima si è speso in maniera assennata, indiscriminata, e oggi invece facciamo i conti con delle penalizzazioni che vanno a toccare dei settori comunque importanti della vita. Capisco che lo sport non è prioritario, ma lo sport è importante, molto importante nella vita di ognuno di noi e soprattutto in quella dei giovani. E quindi leggere un meno 50% di quelle che saranno le risorse dedicate allo sport mette un po' di tristezza. È un impoverimento culturale anche. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno signora Catti, sono Manuel. Buongiorno. Buongiorno, buona settimana, buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Niente, sono intervenuto per un paio di considerazioni su cui vorrei anche sentire la sua opinione. Allora, riguardo al fatto che stava dicendo lei, femminicidi, filicidi, sono tutte cose aberranti. Io però invito anche una cosa, purtroppo, ripeto purtroppo, tante volte, in varie trasmissioni, da chi sia, da dottori, medici o chi sia anche donne, sento quasi come una giustificazione in alcuni casi, non so, filicidio fatto da una donna, no? Che sono in aumento, ce ne sono sempre di più, come diceva lei, purtroppo, quasi come a giustificare, tipo depressione postparto. Come se questo giustificasse un'azione di questo tipo. No, assolutamente. Per me, almeno per quanto mi riguarda, queste cose gravissime, chi si rende praticamente colpevole di questi atti gravissimi, che sia donna, che sia uomo, che sia quello che sia, a me non interessa il sesso di chi lo fa. A me interessa che queste persone debbano essere punite a prescindere e niente deve essere giustificato. Cioè, ha ucciso il figlio perché era in depressione postparto, o perché il marito la trascurava, o perché di qua... No, non esistono queste giustificazioni, né per uomo né per donna. Non so cosa ne penserai, ma penso che sia d'accordo con me. Cioè, non esiste uomo o donna in questi casi. Esiste persone che si macchiano di questi gravi reati e devono essere puniti, punto, senza discussioni. Per il fatto comunque che poi la legge italiana dovrebbe essere più cattiva, più dura su queste cose, perché non le accetto, non capisco come si possa punire con pochi anni chi ammazza il figlio, magari per una vendetta contro l'altro genitore. E l'altra cosa che volevo dire è sul fatto che ho sentito quell'altro giorno una notizia che non mi ha sorpreso, mi ha schifato, come ormai mi sta schifando tanto della politica. Adesso non mi ricordo il posto, la città, il paese, qual è, mi sembra la città, però in Sicilia. E non so se ha sentito che praticamente questi parlamentari siciliani avevano il gettone di presenza anche senza partecipare o senza avere diritto di andare, comunque prendevano dei soldi in più, e in un anno 1301 commissioni, che messo a confronto, l'hanno fatto su Striscia Notizie, con Bergamo, che era più o meno da... veniva fuori una cosa assurda, cioè come se a Bergamo non lavorassero, non facessero niente, lì lavorassero il triplo. Il fatto è che per mangiare i soldi, perché comunque mi chiedo se la Sicilia poi va allo sbando, praticamente in bancarotta, non ci si stupisce poi se ci si sente queste notizie, anche perché dico, una domanda che mi faccio è, ma se prendono già lo stipendio, comunque sono stipendiati da parlamentari, perché devono prendere anche il gettone di presenza? Perché vanno a fare il loro lavoro e non devono essere pagati a gettone. Perché la stessa cosa come io, se vado in cantiere, non è che se vado 10 giorni su 30 mi danno il gettone di presenza, mi licenziano. Io devo andare tutti i giorni e non mi danno il gettone di presenza, mi danno lo stipendio che mi aspetta. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, buongiorno. Quella, la questione del gettone di presenza è una questione molto controversa, perché è come se si premiasse un lavoratore perché va a lavorare. E quindi, come dire, questo benefit della casta, insomma, ci dà un po' fastidio, diciamolo apertamente.
si era parlato di toglierlo, ma poi ovviamente ha prevalso il fatto di continuare a mantenerlo, ed è un qualcosa che a noi che siamo fuori dal palazzo, insomma, ci risulta un po' di difficile comprensione. In effetti, come diceva il nostro telespettatore Manuel, se un lavoratore è pagato per lavorare, percepisce già uno stipendio e quindi non si capisce il motivo per il quale debba essere premiato se fa sostanzialmente il proprio lavoro, cioè sta assolvendo al compito per il quale è stato eletto, vale a dire, nella fattispecie, andare in Parlamento e lavorare con, per noi. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Posso parlare? Sì, sì, prego. Sono in filo diretto, sì. Io volevo chiedere una cosa. Come mai una confusione così in regione agli effetti elettorali? Allora, dopo 4 anni che è stata votata la Lega, è risultato che era sbagliato. E mi sembra che noi cittadini ascoltiamo i risultati al momento e poi dopo diciamo, boh, come mai? Dopo 4 anni erano sbagliate. Allora noi siamo lì che ascoltiamo in televisione e convinti che dicano la verità, poi ci prendono per il fondello, scusi. È possibile che adesso questa, anche la polemica che esce con, cioè sul giornale, un giornale che dice anche questa amministrazione regionale non funziona per niente. Ma chi li ha votati? Chi li ha messi lì? Come mai tutte queste confusioni? Ma i cittadini sono proprio presi proprio per il fondello, scusi. Beh, la giunta Chiamparino è stata votata tramite elezione popolare, così come l'hai stata... Popolare o regionale? Scusi? Regionale o popolare? Regionale. No, popolare nel senso che è andata, sono andati i cittadini a votare la giunta Chiamparino. Così come allora anche gli altri erano stati votati dai cittadini. Ma però certo. Dopo 4 anni sono risultate sbagliate. Sì, quello, allora quando, questa è una vecchia polemica. Vedremo che venga chiarita, perché sennò noi poveri cittadini siamo proprio presi per il fondello. Le vicissitudini della giunta Cotta sono comunque state chiarite, c'è stata un'udienza in tribunale dove sono state evidenziate delle irregolarità riguardo a una lista che e appoggiava tutte Cotta. Le grosse irregolarità che ci sono a Roma, quelle vanno sempre bene, non vengono mai... Vabbè, ma di quelle noi non ne sappiamo neanche niente, se lei nota. Giusto, 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 giusto. Poveri cittadini, che sono proprio qui che tiriamo avanti. Ringraziate che c'è i pensionati che pagano ancora un po' di tasse, se no è un vero disastro, poveri Italia. Sono vecchio ormai, ma nei miei anni non ho mai visto un disordine come adesso. Lotte politiche sono sempre state, però c'era sempre un po' di risalita, un po' di chiarimenti, più chiarezza, più onestà, più... Adesso non c'è più niente, un vero, come dice la Milano, un rebelot. Ma lei non crede che oggi ci meritiamo la società nella quale stiamo vivendo, un po' tutti? Ma, che siamo un po' tutti colpevoli di quello che sta succedendo? Non è vero, non è vero, non di tutti, no. Non è d'accordo? No, perché non sono d'accordo, perché c'è gente, anche ragazzi giovani, che si ingegnano, si impegnano a lavorare, ma non fanno tempo a aprire una piccola azienda che la finanza è subito lì. L'altra sera una ragazza di un bar che non ha fatto uno scontrino di un caffè, 500 euro di multa, quando i grandi evasori non pagano niente. Ma queste cose devono essere messe in ordine. Poi ma è possibile? Non so io. In Svizzera vanno a votare, i cittadini non volevano la moschea, hanno votato no e hanno accettato. Noi non riusciamo mai a farci dare importanza ai cittadini un pochino, dai, quelli che pagano e che vanno a votare. Io non so, mi sembra per me. Grazie signora, grazie, è stato un piacere sentirla. Grazie, è andata, grazie veramente. Allora, mancano 60 secondi al termine di questa nuova
trasmissione di Filo Diretto che tornerà domani alle ore 12. Adesso dobbiamo dare la linea alle notizie, come sempre tantissime notizie, tantissimi servizi, tanti gli argomenti di cui ci occuperemo tra poco, quindi vi auguro un buon pomeriggio e vi do l'arrivederci per domani alle ore 12. Grazie, arrivederci.